bella a tutti raga, qui Cane Lupo. Avevo detto che aprivo una nuova rubrica su come gankare. Questo è appunto il primo episodio della prima puntata, il primo episodio con Jarvan. E vi mostrerò come gankare con Jarvan top, mid e bot. In questo caso dal blue side. Ok, non vi spiegherò item e niente, quindi ora lascio il video e lo riprendo dopo. Ok, rieccoci, ho raggiunto il 3. Ora con l'aiuto di 70 shot come sempre vi farò vedere come gankare con Jarvan. Allora, sicuramente il loro top avrà guardato qui, quindi quello che vi consiglio è di andare al Baron. Se è pushato così ovviamente avrà guardato qui, no qui. Andare dal Baron e fare così, mettersi qua su questo tribush top, poi fare il giro, dire a loro, al tuo top che sta, che stai gankando, e non utilizzare subito la W e Q, ma rassarlo un pochetto aspettando che lui fa le skill, poi E Q, e il vostro top sicuramente vi darà una mano, poi buono, oh, e poi diciamo il gank in early game serve per la first blood, però anche indebolire il proprio avversario non è di certo una brutta idea. Ok, ora andiamo a vedere mid. Ok, purtroppo la mid secondo me è la lane più difficile da gankare, anche di più della bot lane. Allora, cosa dovete fare? In mid vi dovete posizionare qui, che sicuramente il loro mid non avrà guardato qui. Se siete da, ovviamente da blue side, se siete dal viola side, gankate da qui. Allora, sicuramente il loro mid qui non avrà guardato. E quello che vi consiglio io è di dire al vostro mid di ingaggiare, in modo da far sprecare la combo al loro mid. Ad esempio in questo caso gli ho sprecato la combo, quindi non può più fare niente. Io mi metto là, faccio sempre le solite, aspetto che lui se ne vada un po' lontano, uso il Q per farlo saltare, lo stunno, e poi il nostro mid farà un po' di danni. Ok? Allora, ripetendo, vi mettete qui, aspettate che il vostro mid ingaggi, deve ingaggiare il vostro mid, gli fate sprecare la combo. Appena sprecato la combo, in questo caso nel caso di Riven, se fosse Fizz, potete capire che la combo è essenziale che la sprechi, e gankate. Ora andiamo a vedere bot. Eccoci bot. Allora, in bot ci sono vari modi di gankare. Quello più utilizzato è quello di passare dal tribush o da qui, andare nel bush lane, farselo pincare dal vostro support e poi gankare. Se no, io utilizzo anche un altro metodo quando junglo con Jarvan, e sarebbe questo. Appena gankato mid, faccio il giro, però sempre ora che c'è il Tinket guardando il loro blu, perché se il loro jungle sta qui vi chiudono e date un easy kill. Di gankare da qui, osservate. Sicuramente il loro support, sono sicuro al 100%, non guarderà qui, quindi fate questo. E non vi hanno visto. Non vi hanno visto sicuramente. Aspettate la combo, dite al vostro support e a di carry di ingaggiare, e il gioco è fatto, e gankate. Ok, ora andiamo a vedere il prossimo champion. Ecco il secondo episodio, sempre della prima puntata, e vedremo Nautilus ora, sempre blue side. Vai. Ok, ora abbiamo fatto il 3. Come vi ho detto anche con Jarvan, è solo che con Jarvan, con Nautilus non potete fare Baron Tribush, quindi con Nautilus vi tocca fare tutto il giro per fare Clear League anche top. Una volta arrivati top, allora innanzitutto prima con Jarvan mi sono scordato di dire, dovete aspettare che passa la wave, perché sennò poi vi scammano subito. Ok, dovrebbe essere passata. Ok, uscite. Non usate, per gankare, non usate subito la Q con Nautilus, ma prima con l'aiuto del vostro top avete il rosso e lo snare, ok? Ora che si è allontanata, mi sono scordato di portare la Q, ok? Ho portato due volte lei, ma che cazzo? Ok, però poi avreste dovuto usare la Q e avreste fatto. Ora andiamo a vedere mid. Ok, ora siamo mid, è sempre la stessa storia mid. Sempre passare di qui, aspettare che il vostro mid ingaggi, fa sprecare la combo con Nautilus e fate esattamente quello che avete fatto top. Naridate, un altro normal attack e slowate al massimo, la prendete e levate ancora di più. Poi andate via. Ora andiamo a vedere bot, che con Nautilus è molto difficile gankare, andiamo a vedere. Ok, ora siamo bot. L'unico modo, dico l'unico modo per gankare con Nautilus o è dal tribush o da qui. O da qui, scusate. Dal tribush credo che sia wardato, quindi anche il drago, quindi l'unico modo sarebbe il lane face. Però il lane face
a sua volta è difficile gankare. Ora perché lui ha pushato, però mettiamo che la nostra bot lane sta qui. Lui non mi vede, io mi infilo qui. Ok? Aspetto che la... dico alla mia bot lane, è molto fondamentale questo. Fatevi levare un po'. Così la loro bot lane ingaggia. Appena ingaggia, bam, gli uscite e gli fate il culo. Ora vedete tutti come un Nautilus killa una Riven. Vabbè. Dov'è ciccio? Vai. Scappa, scappa. Ok, raga. Spero che questi due episodi vi siano piaciuti. Ne farò altri. Su come si ganka con tutti i champion, ovviamente. Cercherò di farli. Anche con magari champion che non sono jungler, ovviamente. Dov'hai? Boh, ecco. Ok, spero vi piaccia. Se vi è piaciuto commentate. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, condividete i video. E anche un bel mi piace sul video mi piacerebbe. Ok, grazie a tutti e bella. Da Canelupo e da Sinner 7 shot. Scrivi in all, bella, no?